Cari amici, oggi vi presenteremo un video nuovo di Marco Guzzi, in realtà girato nel 2012 dentro la cappella di Luca Signorelli ad Orvieto. E questo è un video per noi di straordinaria importanza, perché in questo Marco Guzzi ci parla dell'arte, della funzione dell'arte, e quindi attraverso, partendo da questo punto di vista, poi ritorna sui temi a lui più cari, insomma, la trasformazione antropologica e così via. Allora, partiamo direi subito vedendo il video, e poi durante la visione ci fermeremo per i commenti. Ecco, intanto guardate la situazione, che meraviglia di ambiente che è questo, poi lo vedrete ancora meglio, ma si vedono Marco Guzzi e accanto a lui c'è un prete che mi sembra si chiami Luca, e dietro c'è l'altare. Guardate tutto l'argento, tutti questi, sembra girato, non so, sul paradiso, in paradiso questo video, ecco. E poi vedremo tutta la cappella, tutti i vari, le varie sezioni di questo, dell'anticristo, insomma, come vedremo, ecco. Ok, partiamo. Dobbiamo porci di fronte all'opera d'arte nella speranza che l'opera ci dica qualcosa di essenziale su di noi, sul mondo, su Dio, sul mio destino. Dobbiamo chiedere moltissimo. Dobbiamo porci di fronte all'opera d'arte, chiedendo all'opera d'arte che cosa ha da dirci su di noi, sul nostro destino, su Dio, sul mondo. Dobbiamo chiedere moltissimo a un'opera d'arte, e se si tratta di un'opera d'arte vera, queste risposte le riceveremo. Così inizia questo filmato, proprio il primo frammento. Andiamo avanti. E l'opera d'arte vera ci dà questo, se glielo chiediamo. Apocalisse, leggere il presente attraverso le immagini di Luca Signorelli. Okay. Grazie di questo invito, anche di poter parlare dopo Fabio, che ci ha già introdotto in un'atmosfera che comunque è veramente sconvolgente. Bisognerebbe intanto guardare, e guardare a lungo, perché, come cercherò di dire, questo Luca Signorelli ci dice delle cose molto, molto interessanti. Una breve premessa: a che serve l'arte? Serve l'arte. Si possono fare usi molto diversi e credo anche impropri dell'arte. C'è oggi anche una moda dell'arte, no? Si fanno mostre che raccolgono migliaia di persone, gente che aspetta 4 ore, 5 ore, 10 ore, perché convocate più che altro dalla pubblicità, perché poi tu vai a vedere che magari gli stessi quadri erano nel museo accanto, che per 20 anni è stato più o meno lasciato a se stesso. Poi appena la pubblicità ti chiama a vedere Van Gogh, allora milioni di persone vanno a vedere Van Gogh. A vedere Van Gogh? Stop. Guardate il viso di Marco Guzzi, a vedere Van Gogh? Proprio sicuri? Ma comunque c'è, come dire, un uso anche legittimo, voglio dire, non è il purismo, no? La nostra via, c'è un uso turistico, industriale, di commercio dell'arte. C'è un uso storico-critico, eh? Veniamo qua, e non io, ma certamente un professore di storia dell'arte vi potrebbe intrattenere anche utilmente per ore, per spiegarvi le tradizioni pittoriche che Signorelli riprende, no? Tutte cose interessanti, ma anche un po' noiose, se ci limitiamo a questo, no? Come un po'
l'esegesi storico-critica della Bibbia, che è utile però fino a un certo punto. Guardate, lì sta Guzzi, ha lanciato un'occhiata al vescovo, dice l'esegesi storico-critica della Bibbia che è utile, ma fino a un certo punto. Fin quando non ci fa perdere appunto il gusto, il senso spirituale della scrittura. C'è poi un uso anche un po' scellerato, che è quello che si fa dell'arte contemporanea, che ha un suo significato tragico. Parlo dell'arte del Novecento, l'arte della bruttezza, l'arte dello scandalo, l'arte che potete vedere alla Fondazione Guggenheim di Venezia, per intenderci, l'arte della mostruosizzazione della figura umana, che è una cosa seria, ma che andrebbe introdotta. Non possiamo, diciamo, portare scolaresche di quindicenni e sedicenni davanti allo scorpione di Giacometti e dirgli guarda quanto è bella, guarda quanto è bella questa immagine. No, è un'immagine terribile che va spiegata, che ha un senso. Assumendo, Guzzi dice, ci sono tre modi abbastanza comuni di vedere le opere d'arte. Uno è quello guidato dalla pubblicità. Si pubblicizzano i quadri di Van Gogh e tutti si precipitano a vederli. Oppure storico-critico, in cui si fa un'analisi storica degli stili, eccetera, che però se si limita a quello diventa anche un po' noiosa. Poi ce n'è un altro sull'arte contemporanea, arte che è scellerata, contemporanea, quella che ci fa vedere la mostruosità del nostro tempo, ma anche lì richiederebbe un accompagnamento, qualcuno che ti sappia spiegare che cos'è questa cosa, perché se no, se portiamo delle scolaresche alla Guggenheim a vedere lo scorpione di Giacometti e poi gli diciamo guarda quanto è bello, beh, è evidente che gli studenti magari preferiranno andarci più la prossima volta. E poi c'è una modalità contemplativa di rapportarsi all'arte, che la mostra Mirabilia, da cui siamo partiti, ci insegna a scoprire o a riscoprire. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire alimentare, nutrire, educare uno sguardo contemplativo sull'arte, sull'immagine, sull'opera d'arte? Guardate che non è facile, non è affatto facile, perché noi abbiamo uno sguardo catturante, non contemplativo. Ci mettiamo a guardare, non so, questa immagine qui e vorremmo subito catturare i significati, decifrare, interpretare. Non abbiamo quello sguardo vuoto, libero, capace di farsi riempire. Allora, ecco queste due modalità. L'ultima di cui parla Marco Guzzi è lo sguardo contemplativo sull'opera d'arte, che però presuppone un osservatore che si è fatto vuoto, si lascia contaminare dall'opera, entra in vibrazione con l'opera, e non lo sguardo invece più comune, che è lo sguardo catturante, interpretativo, che cerca subito dei significati. Allora potremmo dire che il primo è uno sguardo dell'animo, uno sguardo animico, e il secondo è il normale, usuale sguardo egoico con cui guardiamo il mondo e noi stessi, egoico, bellico, cioè predatorio. Ecco. Perché l'opera d'arte possa rispondere alle domande poste da Guzzi all'inizio, che cosa c'è di importante, cosa ci può rivelare su di noi, sul mondo, sul nostro destino, su noi stessi, e bisogna che avere questo tipo di sguardo, e per avere questo tipo di sguardo ci vuole una guida, qualcuno che ci sappia aiutare a vedere così. Si tratta di educare il gusto, lo stesso vale per la musica, grande musica. Per ascoltare una sinfonia di Brahms non basta mettersi lì e accendere la radio o il giradischi, bisogna avere una guida, qualcuno che ti aiuti a capire cosa c'è da vedere di eterno,
in queste opere d'arte, qualcosa che ci parla di ciò che è più importante per noi, cioè dei nostri sentimenti più profondi. Dietro i sentimenti più di superficie, che sono poi passioni tristi, tutte le opere d'arte vere ci portano nell'elevazione della coscienza, cioè ci fanno passare dalle passioni tristi alle altre passioni, che sono la gioia, l'allegria, che derivano però appunto da uno sguardo contemplativo, da uno sguardo che proviene dall'anima. Ecco, questo è il messaggio, mi sembra, di Guzzi che ci porterà oggi, quindi ci lasciamo guidare un po'. Grazie. Andiamo avanti. Che è lo sguardo del contemplativo, che è lo sguardo dell'amante. Anche qui è lo sguardo del contemplativo, è lo sguardo dell'amante, cioè di colui che ama l'anima, ama il mondo, il cuore, è quello lo sguardo. Un conto è guardare con la mente analitica, un conto è guardare col cuore aperto, facendosi appunto mobilitare a livello della coscienza profonda dall'opera stessa, che quindi poi si rivela, diventa una rivelazione di qualcosa che è molto importante che noi recepiamo. L'arte in questo senso è proprio una cura, è una cura di se stessi ed è una cura della società. Finiamo. Che non vuole catturare, vuole appunto contemplare, godere, godere. Essenzialmente godere. Allora partiamo col secondo video. Denti, la contemplazione è gusto, è godimento, è piacere, gaudio, gioia, non è un dovere, non è un dovere, è un piacere. Poi il dovere viene dopo, cioè uno gli piace suonare il pianoforte perché è innamorato della musica e poi accetta anche di suonare per 4-5 ore le scale, cioè il sacrificio viene dopo, il sacrificio è una conseguenza, non può essere una motivazione, se no sarei un pazzo, un masochista. La motivazione è l'incanto, la motivazione è la bellezza, la motivazione è lo stupore, la motivazione è la vita. Vediamo queste frasi. È l'incanto, la bellezza, lo stupore, la vita. Sono tutte parole, ognuna delle quali merita di essere analizzata. L'incanto può definirsi anche come il canto dentro. Noi ci incantiamo quando dentro sentiamo un canto che nasce dal fatto che ciò che osserviamo produce in noi una meraviglia. La bellezza è il fattore che di più produce l'incanto. Noi ci incantiamo di fronte a ciò che è bello, sia nella natura, sia nelle persone. Lo stupore è un po' simile alla meraviglia. Ci stupiamo che ci possa essere una simile bellezza. E poi la parola finale, la vita. Ora, la vita pienamente vissuta produce incanto, è bella, è una bella cosa, fare una bella vita. È una vita che incanta, che stupisce ed è una vita che non può prescindere dal fondamento di tutto che è l'amore. L'amore per tutto ciò che c'è, l'amore per i propri simili, per la natura e per ogni manifestazione della realtà. La bellezza che noi vediamo nella realtà è dovuta al fatto che noi abbiamo una bellezza interiore, cioè il nostro sguardo vede la realtà vera, la vita, con tutta la sua incredibile complessità e quindi incredibile, straordinaria, infinita bellezza, perché abbiamo uno sguardo pulito, contemplativo, come ho detto prima, che produce gusto, godimento, piacere, gaudio. Ecco, va bene. Possiamo proseguire. Quindi questo è molto importante. Dobbiamo, anche perché l'Italia è l'Italia, cioè un luogo dove abbiamo più di metà del patrimonio artistico del mondo, educare alla contemplazione, al piacere, al gusto. Da qua verrà anche una grande ricchezza economica, che non fa male, eh? Non fa male.
non fa male a nessuno, se è bene usata naturalmente, non diventa, come diceva Fabio, il dominio, l'impero, il fine dell'uomo, no? Allora, adesso sentiamo come le parole di Marco Guzzi hanno generato dentro le persone di questa stanza, oggi, delle sensazioni, delle particolari sensazioni, e non sono passate come acqua che poi non lascia traccia. Vediamo, cominciamo da te. A me lasciano un sentire di gioia e di apertura. Quindi, e di grandezza. Gioia, apertura e grandezza. Apertura e grandezza. Mm. Tu ti chiami, come ieri, ti chiami Simona, sempre anche così. Oggi. Quindi, questa è una bella cosa, ragazzi, perché chi mantiene il nome anche il giorno dopo vuol dire che un po' di identità ce l'ha. C'è una coerenza. Simona, allora, ripeto, gioia, apertura, grandezza. Sentire queste parole, che cosa ci dà? Vediamo un po'. A te cosa ti, per esempio? Vediamo un po'. Cioè, abbiamo sentito cosa Simona ha avvertito dentro di sé. E queste, dentro di te, hanno generato a loro volta una sensazione. Mi hanno aumentato la gioia che già sentivo, perché... Quindi, la gioia mia è andata un po' più su. Sì. Chiaramente l'apertura anche, perché mi sono sentito molto collegato a quello che ha detto lei. Proprio collegato. Grandezza, sì. Non mi veniva come parola, però ora che ci penso è proprio così, è grandezza. All'opposto di piccineria, no? Andare a vedere cosettine piccole, i fagiolini marci, gli zucchini da tagliare, però bisogna tagliarli proprio a fettine così, se no sì. Si viola la regola. Cioè, bisogna andare a comprarsi quelle scarpine con quel colorino, se no non si ha... Insomma, qui c'è grandezza, basta guardare le immagini, anche solo queste del video, no? Che vediamo davanti, guardate quell'altare dietro, poi... Tutte le immagini che abbiamo visto intorno, grandezza, cioè vuol dire grandezza di pensiero, non un micro pensiero da microcefali, ma un pensiero che spazia, quindi aperta, quindi apertura vuol dire spazio, sì. Grandezza del pensiero. E questo produce gioia. Infatti io sento il mio corpo che è completamente aperto, il petto è caldo. Il petto è caldo, bello. Quindi, come vedete, su un video come questo si può lavorarci parecchio. È inutile guardare un video così e poi passare un altro video e poi un altro video. Vanno vissuti, possibilmente in gruppo, per vedere che cosa elicitano dentro di noi e vedere che ognuno di noi ha qualche reazione un po' diversa, ma poi alla fine queste reazioni, appena le abbiamo ascoltate, capiamo che ogni reazione di una persona qui dentro poi ce l'avevamo anche noi, che siamo molto simili se andiamo in profondità. È nella superficie che siamo diversi nei gusti, ma più andiamo in profondità, più siamo connessi, più le parole sono quelle, sono poche ed essenziali. Va bene, qualcun altro vuol dire qualcosa su questo? Io... Sì. Appunto, agganciandomi alle parole gioia, apertura e grandezza, mi fanno pensare alla vita di cui parla Marco, no? Che la vita dovrebbe essere gioiosa, aperta e grande in ogni momento. Ecco qua. Grande. Grande, in ogni momento. Perché dobbiamo vivere una vita piccola? Come c'era un film in cui si parlava, io ho imparato a volare basso, ma perché devi volare basso? Perché? Perché c'hai paura. Ecco che cosa, ecco. Cos'è che impedisce di vivere una vita grande, in apertura e quindi gioiosa? La paura, il terrore. Ecco, chi ci vuol dominare utilizza lo strumento. È ovvio, se noi siamo spaventati, la nostra diventa una vita misera. E se posso aggiungere, è anche importante quando Marco parla dello sguardo, no? Capacità di avere lo sguardo vuoto per farsi riempire dalla vita. Esattamente. Dalla natura, dall'arte, dalla bellezza. Che vuol dire? Farsi vuoto vuol dire che noi, anziché proiettare noi stessi su tutto ciò che c'è e quindi rimanere poveri, perché quello che noi proiettiamo fuori sono le nostre patologie,
Invece farsi vuoto vuol dire ogni volta aprirsi al ricevere qualcosa di che può essere magnifico. Ecco, ecco, sì, puoi aggiungere tu, certo. Sì, a quello che hanno detto sì. Gli amici e che condivido pienamente, aggiungerei anche la capacità di stupirsi e meravigliarsi. Ecco. E quindi di ritornare con un cuore bambino, avere degli occhi nuovi. Ecco, allora, Ambra ci ha parlato dello stupirsi e del meravigliarsi. E chi è che si stupisce, si meraviglia? Se un bambino vede per la prima volta le formiche su un prato, si meraviglia, rimane lì, è stupito. Un adulto passa e dice, sta roba, sono formiche. E il bambino invece si meraviglia perché è vuoto, è pulito dentro, è aperto. Non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini, ha detto Gesù. Con questo atteggiamento, quindi è detto, avere la capacità di stupirsi e meravigliarsi, ma questa è una capacità che ci deriva dalla nostra infanzia. Poi però noi uccidiamo i nostri bambini dentro, o li imprigioniamo e a quelle sensazioni non abbiamo più accesso. E la nostra vita si fa grigia, monotona, noiosa. Al 10 lo fai partire, direi, sì. 10. L'opera d'arte è la rivelazione di un mondo, di significati. La grande opera d'arte. In un... Opera d'arte è la rivelazione di un mondo. Vuoi tornare indietro? Così ci sentiamo perché... Ecco, sì, ancora. L'opera d'arte è la rivelazione di un mondo. Di... L'opera d'arte è la rivelazione di un mondo, vai. Significati. Di significati. La grande opera. Significati. Hai pure. L'opera d'arte. In un certo momento storico, l'opera d'arte è molto datata, sempre, molto datata, ma in quella apertura storica precisa ci parla di tutto. Del destino dell'uomo, del destino del mondo, in quel linguaggio che è storico, datato, però ci parla di tutto e quindi può parlare anche a me, anche oggi, anche di oggi. Allora, questo inizio di video è, merita di soffermarsi abbastanza a lungo, perché ci dice la grande opera d'arte è la rivelazione di un mondo di significati. In un certo momento storico, perché l'arte è molto datata, ci parla con quel linguaggio di quel momento, però l'opera d'arte contiene dentro di sé qualcosa che è eterno, ci rivela qualcosa che è eterno e che quindi è valido anche per noi oggi, in questo momento storico, completamente diverso. Che è eterno, ho usato parole diverse da quella che ha utilizzato Guzzi, semplicemente credo che lui abbia detto ci rivela un mondo di significati ma coglie l'essenza della realtà, quelle cose che sono appunto sempre presenti, e vedremo che l'Apocalisse di Luca Signorelli ci sta parlando del mondo come è fatto oggi, è in un mondo abbastanza preciso, anche ci sta rivelando qualcosa che dovremmo vedere noi ma che noi non vediamo. Naturalmente nemmeno guardando l'opera di Lucarelli la vediamo, abbiamo bisogno di una guida per poterci districare nelle complessità di questa raffigurazione. Ok, andiamo avanti. Signorelli dipinge questa cappella straordinaria agli inizi del 1500, e cioè in uno dei grandi passaggi della storia. Siamo all'alba dell'era moderna. Un mondo intero sta finendo, il Medioevo lo chiamiamo, un nuovo mondo ignoto si sta aprendo. Quindi un nuovo mondo si sta aprendo, un vecchio mondo sta finendo. Quindi è un passaggio epocale. Andiamo avanti. Ad ogni fase di passaggio,
anche della vita personale, in un certo senso, finisce un mondo e se ne apre un altro e ci troviamo di fronte a scelte difficili del passaggio. Ad ogni momento, in ogni fase di passaggio, anche personale della nostra vita, finisce un mondo e sta per iniziarne un altro. Ed è un momento critico perché a seconda delle scelte che facciamo, che prendiamo nel creare questo nuovo mondo potrà essere un mondo più luminoso o più oscuro. Ok, andiamo pure. In my end is my beginning, dice Eliot nei quartetti. Dice, in my end is my is beginning, cioè nelle mie mani c'è l'inizio. Cioè voglio dire, finisce un mondo, ne inizia un altro, ma è nelle mie mani quello che sta iniziando. Non è che mi cade addosso, io sono passivo. Ecco, la differenza tra un vero artista, un poeta e un vero pensatore è che i ricercatori veri, spirituali, sono coloro che non sono mai passivi, ma che sono sempre attivi nella creazione di un mondo nuovo, che sia migliore di quello di prima, un mondo più inclusivo, più giusto, più bello, più libero, dove i valori universali possano essere realizzati in maniera più profonda. Okay. Nella mia fine è il mio inizio, il mio ricominciamento, e anche Eliot scriveva questo durante la Seconda Guerra Mondiale, in un altro momento apocalittico della storia europea. Ogni crisi epocale è un grande setaccio. Ci chiediamo, che cosa è pregno di futuro? Vai pure avanti. Che cosa resterà del mondo che sta finendo? Che cosa è ancora vivo? Ogni grande passaggio è un giudizio universale. E questo, a mio parere, vale tanto più oggi, in un momento di soglia epocale, addirittura antropologica, come si dice, più grande della soglia attraversata agli inizi della modernità. Questo è un tipico passaggio del pensiero di Guzzi, che dice: oggi ci troviamo di fronte a una svolta, un passaggio da un mondo a un altro, che è ancora più grande di quello che si è compiuto dal Medioevo alla modernità, ancora più grande. E quindi in questo passaggio la posta in gioco è ancora superiore, è ancora più delicato, è ancora più importante che noi ci facciamo attivi, ci facciamo poeti, ci facciamo artisti, ci facciamo pensatori, ricercatori spirituali, per non ripetere quello che ci ha portato alle catastrofi del Novecento, per esempio. Giuseppe Ungaretti, in una poesia del 61 che si chiamava Apocalissi, scriveva: si va facendo, la frattura fonda. Si va facendo, la frattura fonda. Il passaggio è grande ed è difficile, ma non è negativo. Il tempo apocalittico non è un tempo solo catastrofico, di perdite, di sconfitte, ma, come dice il termine, è un tempo di rivelazione. È un tempo in cui alcune cose vengono meglio in luce, le comprendiamo meglio, siamo chiamati a comprenderle meglio. È un tempo di scelte che determineranno per lungo periodo i destini degli individui e dei popoli. Allora, continuiamo a vedere i video di Marco Guzzi su Luca Signorelli. Partiamo da questo nuovo frammento. La speranza, finisce Girard, è possibile solo per chi osa pensare i pericoli del momento. Allora, la speranza, dice René Girard, un antropologo morto recentemente, cioè nel 2015, dice: è possibile solo per chi osa pensare i pericoli del momento.
Pensare vuol dire saper osservare, valutare col pensiero critico, con la capacità di discernere. Quindi senza la capacità di discernere, senza la capacità di analisi, non c'è fondata speranza, perché ci illudiamo di aver capito qualcosa che non abbiamo capito. Le cause del disastro del nostro pianeta oggi, del mondo di oggi, vanno osservate e comprese. Non nasconderle sotto il tappeto e far finta che non ci siano. René Girard. Questa è la vera speranza. La speranza è uno sguardo realistico. La speranza è uno sguardo realistico, non un'immaginazione, non una proiezione dei nostri desideri che vorrebbero che il mondo andasse bene mentre sta andando alla catastrofe. Che sa analizzare con chiarezza la situazione anche difficile che viviamo e sa però individuare dentro questa situazione difficile dei percorsi reali e concreti di uscita. Ok, quindi sa analizzare la situazione anche difficile in cui ci troviamo e sa anche individuare dei percorsi concreti di uscita. Quante volte noi abbiamo parlato che stiamo come in un campo di concentramento che si sta sempre più restringendo su di noi, una prigione. Bisogna conoscerla questa prigione, ma poi conoscere non serve a nulla se non sappiamo individuare dei concrete vie di soluzione. Questo è il passaggio dal pensiero problema, come spesso abbiamo indicato, pensiero che sa analizzare i problemi, al pensiero soluzione, pensiero che sa indicare delle vie possibili. La fondata speranza si ha solamente se ci sono questi due tipi di pensiero, quello problema e quello soluzione, che lavorano sinergicamente. Questa è la vera speranza, se no è retorica. È l'ottimismo progressista che ha ingannato l'uomo nel XX secolo. Se no è retorica, vuol dire tentativo di convincerci di cose che i retori che erano così odiati da Platone, i politici retori, i sofisti, coloro che non dicevano la verità ma sapevano convincere gli altri. Ecco. Ora, essere retorici vuol dire convincere qualcuno di qualcosa che non è vera o che è impossibile. Ecco, questa è retorica. Producendo, come sappiamo, poi non proprio dei paradisi terrestri, in nome appunto delle sorti progressive che già Leopardi derideva. Ecco, questo pensiero progressista, ottimistico, ottimismo progressista, ma noi stiamo andando sempre meglio, ma noi risolveremo i problemi, abbiamo le tecniche, figuriamoci se non con la tecnologia non risolviamo tutti i problemi di oggi. Ecco, questo ottimismo progressista era già stato sottoposto a critica da Leopardi e da tutte le persone, quegli intellettuali e autori avveduti già nell'Ottocento. Amaramente, che già erano fiorenti nell'Ottocento più ingenuo, nell'Ottocento ideologico, che preparava la catastrofe del XX secolo. Ecco, questo ottimismo, che è anche un ottimismo che può essere personale, no? Ma vedrai che le cose andranno meglio. Mentre se avessimo un minimo di maggiore capacità di analisi, vedremo che le cose stanno andando sempre peggio, ma anche le nostre vite. Ora, questa è la premessa per poter poi usare l'altro pensiero, quello della soluzione. Perché se no, perché devo cercare una soluzione se penso che le cose andranno a posto da sole? Ora, quante persone vivono in questa illusione? È un'illusione infantile. Ideologico. Va bene. Penso che questo video l'abbiamo analizzato. Adesso passiamo a quello successivo. Ok. In queste fasi, che cosa ci racconta Luca Signorelli? Beh, qualcosa ci racconta, anzi ci racconta moltissimo, ma io vi dirò due o tre cosette perché ho un quarto d'ora. La prima scena è quella, è la scena dell'Anticristo. Ed è una scena ricchissima, ragazzi, ricchissima, che appunto la mostra Mirabilia ci fa leggere bene, perché andrebbe letta pezzo per pezzo.
Qui voglio soltanto indicarvi alcuni di questi elementi, sconvolgenti e rivelativi e utili per noi, perché stiamo contemplando, godendo di una bellezza sconfinata, ma cercando di capire. Contemplatio è la traduzione latina di teoria, della parola greca teoria. La parola greca teoria conserva in sé la radice di orao, che vuol dire vedere. Ecco, qui richiama quello che abbiamo detto all'inizio, nei precedenti video, quando dice cosa si può fare con un'opera d'arte per trarne tutto quello che l'opera d'arte ci può dare, che è tantissimo, occorre la contemplatio, cioè un occhio che guarda alle cose senza volerle depredare, senza impossessarsene. Poi vi leggo, anzi ve lo leggo adesso, un piccolo brano da Hermann Hesse, Il mio credo. Ecco, guardate qua, all'inizio del testo, ecco, troviamo questa pagina. Adesso ve la leggo così, non ve la faccio vedere perché è troppo piccolo. L'occhio della volontà è torbido e deformante. Potremmo dire l'occhio del desiderio, l'occhio che della volontà quando ci fa la nostra volontà personale. Solo quando è assente il desiderio, solo quando la nostra mira diviene osservazione pura. Eccolo qua, la contemplazione. Si schiude l'anima della realtà, la bellezza. Quindi solo quando la nostra mira, il nostro sguardo, diventa osservazione pura, senza desideri deformanti, allora si rivela la bellezza. Se contemplo un bosco che intendo acquistare, affittare o ipotecare, in cui voglio far legno, andare a caccia, io non vedo il bosco, ma solo le sue relazioni col mio volere, col mio desiderio, con i miei piani, con le mie preoccupazioni e il mio portafoglio. Allora il bosco è fatto di legno, è giovane o vecchio, è intatto o degradato, ma non aspetto alcunché da questo bosco. Se mi limito a guardare spensieratamente nella sua verde profondità, ecco che esso è il bosco, è natura, è creazione vegetale, è bello. Altrettanto accade con gli esseri umani e con le loro sembianze. L'uomo che guardo con paura, con speranza o con brama, con intenzioni e pretese, non è un uomo, ma solo il torbido specchio del mio volere. Consapevole o no, io lo guardo con impliciti quesiti che possono solo immeschinirlo, falsificarlo. È affidabile o superbo? Mi dimostra considerazione? Si potrà spigliargli del denaro? Capirà qualcosa di arte? Noi guardiamo la maggior parte delle persone con cui entriamo in contatto con innumerevoli interrogativi di questo tipo. E passiamo per antropologi e psicologi, quando dalla loro apparenza, dal loro aspetto fisico, ci riesce ad interpretare quanto secondo contrasta le nostre intenzioni. Okay. Finito questo video, chiederò le sensazioni che avete dal lavoro che stiamo facendo. Quindi, torniamo a Marco Guzzi e a Luca Signorelli. Ci sta parlando di quale sguardo osservare la cappella, questi dipinti, con lo sguardo della contemplazione, che è la traduzione in latino del termine teoria. Teoria vuol dire orare, guardare. E vedremo adesso che Guzzi ci parla anche della interpretazione di Platone. Ecco. Guardare, Platone addirittura inventa un'etimologia fantastica, però suggestiva. Thea orao. Thea orao, cioè osservare la dea. Guardare la dea.
La teoria è guardare la Dea, guardare Maria, sede della sapienza. Ecco, guardare Maria, la vedete lì a destra, sede della sapienza. E anche fermandoci qua potremmo chiederci perché Maria è sede della sapienza? Perché Maria ha fatto una scelta della sua vita, quella di amare e basta. E dal suo amore infinito è nato Gesù, il figlio di Maria, nato da una madre che era capace di amare e mai ha fatto un pensiero, un gesto, qualcosa che fosse al di fuori di quest'unico intenzione. Questa interpretazione è molto ben chiarita da tutti gli scritti e i video di Angela Volpini, che è nostra amica mistica cristiana, che ha avuto diverse apparizioni di Maria per parecchi anni di seguito, da quando aveva 7 anni, per parecchi, forse 9-10 anni, e quindi ha avuto un contatto diretto con lei. Allora, Maria è sede della sapienza perché è solo un amore totale, assoluto, infinito, senza condizioni, che consente di vedere la realtà così come è, senza proiezioni, senza distorsioni. Ora chiedo alle persone qua presenti, Ambra, Valeria e Simona, che cosa è successo dentro di loro ascoltando le parole di Marco Guzzi e i commenti che ho appena fatto e anche la lettura dell'inizio di questo testo che faccio vedere qui, Hermann Hesse, Il mio credo. E io da questi pochi minuti ho colto tantissimi spunti e ci torno sopra velocemente. La speranza è possibile solo per chi osa pensare ai pericoli del momento. E mi ha colpito, diciamo, aver messo il punto sulla capacità di discernere per passare dal pensiero problema al pensiero soluzione. Quindi il primo passaggio è riconoscere e però non fermarsi appunto al pessimismo. E d'altro canto però questo che ha definito ottimismo progressista, che non va bene nemmeno questo, no? E quindi anche qui discernimento che non vuol dire andrà tutto bene in maniera ottusa, ma vediamo che cosa possiamo fare per migliorare. Sì, scusa, ti fermo un secondo. In termini gramsciani questo discorso si traduce in questa frase. Pessimismo della ragione, cioè la ragione che analizza le situazioni, e ottimismo del cuore, cioè della volontà. Ottimismo della volontà. Noi possiamo in qualsiasi circostanza fare qualcosa che ci porta verso una soluzione. Anche se siamo in un campo di concentramento, anche se siamo in una prigione, anche se ci stanno torturando, noi siamo comunque sempre liberi, in parte almeno, di pensare in modo corretto. Pensare in modo corretto vuol dire pensare, non solo analizzare quello che sta succedendo, ma pensare le possibili soluzioni. Ecco, come è avvenuto anche nei campi di concentramento, Viktor Frankl, che ha generato dentro di sé un pensiero che poi è stato utile sia nel campo di concentramento che dopo, fuori. Pensare a un futuro, per esempio, diverso, insomma, quindi... Ok, questo è il primo punto. Sì, e poi sulla contemplazione dell'opera d'arte, che diventa un vero e proprio insegnamento di vita, nel senso di osservazione pura, senza desideri deformanti, come ha scritto Hermann Hesse, che poi vuol dire senza attaccamenti, osservare quello che c'è così com'è ci consente di vedere la vera bellezza. Esatto. Senza metterci niente di nostro. Esatto. Quindi avere una visione obiettiva, ma che coglie davvero il bello di quello che c'è. Sì, obiettiva nel senso di non inquinata dei nostri desideri. Esatto. Farsi vuoti, lasciarsi riempire, cioè quella che in Oriente si chiama conoscenza jinana, conoscenza per risonanza, conoscenza per covibrazione, per empatia profonda. Benissimo.
Ok, sentiamo Valeria. Sì. Concordo assolutamente con le osservazioni di Ambra. E sono rimasta molto, molto colpita sia da questa dalle definizioni di speranza e sia da quest'idea che ci propone Hermann Hesse sulla libertà dello sguardo, sulla libertà dello sguardo e la possibilità davvero di ampliare la nostra visione del mondo. E stavo pensando al guardare la dea, no? Alla terza, no? Sì, e la visione di Platone. Sì, no? La visione di Platone. Teoria, oros, tea, guardare la dea. E in questo senso alla nostra capacità di vedere oltre, quindi di sollevarci, di guardare da un altro livello di coscienza e di andare a vedere qual è veramente l'essenziale, cosa c'è di... Ok. Questa capacità non è una capacità che c'è. No. I gatti hanno la capacità di saltare, di correre, ed è naturale. In noi questa capacità la dobbiamo acquisire, è solo potenziale. Certo. E su questo mi collego perché sul quadro di Signorelli, che io non avevo mai visto, mi è venuto da pensare come dire, l'anticristo è quello che noi abbiamo assolutamente intorno giornalmente, e allora che è la falsa propaganda, è il male travestito da bene. Il male travestito da bene, no? È proprio così. Da cui siamo. Quindi quanto è attuale questo messaggio di Signorelli? È attuale, perché poi ci torniamo sopra. Credo che sia il prossimo video quando si fa un'analisi più approfondita, quindi lo facciamo dopo. Passiamo a Simona. Aggiungo semplicemente, oltre a sì. tutto quello che hanno già detto, sì. questo aspetto che a me è molto risonante. Sì. Quando parla del guardare Maria, che è sede della sapienza, e dall'amore incondizionato, è l'amore incondizionato che consente di vedere la realtà così com'è. Questo è... senza specchi deformanti. E questo è un insegnamento che gli intellettuali dovrebbero avere tutti, acquisire dalle elementari materne e arrivare all'università avendo questo, altrimenti gli studi che vengono fatti dagli studiosi, dagli autori, da coloro che sono esperti poi nelle varie discipline, è uno studio che ci abitua alla deformazione della realtà, ad attribuire, a proiettare sulla realtà i nostri desideri. È anche per questo che gli intellettuali non si riescono mai a unire insieme, perché ognuno proietta i suoi pezzi sulla realtà. Ecco, l'unione degli intellettuali insieme presuppone questo sguardo, e allora sarebbe molto semplice. D'altra parte Eraclito ha detto, un frammento famoso di Eraclito che dice le persone dormienti vivono ciascuno in un loro mondo separato. I risvegliati vivono tutti nello stesso mondo. Cioè, chi osserva la realtà, come lo osserva Maria, cioè con occhio pulito, vede il mondo così com'è. Ecco, il mondo non è fatto di tante cose, cioè si vede tutti la stessa cosa. Ecco, questo credo sia l'insegnamento più importante di questa lezione qui. No. Sì, guardare Maria. Perché no? Ci guarda sempre, guardiamola ogni tanto pure noi. Scambiare lo sguardo con Maria è un modo per capire il mondo, molto, molto del mondo. Si fa capire molto. Allora. Lei ci guarda sempre. Chi ama guarda e vede. Scambiare lo sguardo con Maria ci fa capire molto, perché se noi scambiamo lo sguardo con Maria, la guardiamo come lei ci guarda, impariamo a guardare in quel modo. Questo ci aiuta a capire il mondo. Questo più o meno in sintesi quello che ci ha detto. Alcuni elementi contemplativi, apocalittico-contemplativi. Intanto il soggetto, l'anticristo, eccolo lì. Guardate quanto è simile a Cristo. Cioè, la prima cosa, l'intuizione sconvolgente di Signorelli è che lo ha fatto praticamente identico a Gesù Cristo. Certo, se uno lo guarda con attenzione, se guarda con attenzione i suoi occhi, e poi ha la capacità anche di vedere chi gli suggerisce all'orecchio le parole da dire, ma quello è invisibile. Quello non lo vedi, quello lo vede Signorelli, e lo vediamo noi perché lui ce lo fa contemplare. Ma se uno non lo vedesse perché vedesse solo lui, uno dice, ma quello è Gesù Cristo.
Allora, questo che ha appena detto Guzzi forse richiede una ulteriore spiegazione. Cioè, si vede la figura di Gesù Cristo con accanto il demonio. Allora, nella realtà è evidente che non può essere Gesù, perché Gesù, chiaro che non si fa suggerire le parole dal demonio, ma è dallo Spirito Santo. Ora, questa è la realtà di oggi. E Signorelli ci dice, e Marco Guzzi dice, il demonio ce lo fa vedere Signorelli, perché se non l'avesse detto non l'avremmo visto. E infatti oggi non mica lo vediamo. Noi oggi crediamo che i sistemi della governance mondiale non abbiano un demonio dietro, perché non c'è Luca Signorelli che ce lo fa vedere. Forse se oggi ci fosse e facesse una nuova cappella adeguata ai tempi, si vedrebbe l'anticristo, cioè qualcosa che assomiglia al bene e che viene prima del bene. Anticristo non vuol dire solo contro il Cristo, ma vuol dire ante, che è venuto prima, ed è quello che è la controfigura del Cristo, ciò che persegue esattamente, esattamente l'opposto. Cristo ha portato l'amore, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. L'anticristo ha portato l'opposto, odiatevi l'un l'altro come io vi odio. Il demonio vuole il nostro male, Gesù vuole il nostro bene, sono due forze diverse, opposte. L'anticristo ha la capacità di presentarsi come il Cristo. Infatti, poi adesso Marco va avanti in questa analisi, cioè povero, è scalzo, guarisce i malati, le sue parole sono accolte dai ricchi e dai poveri. Sembra la descrizione del Cristo, ma in realtà c'è qualcuno, vedremo poi, che non lo segue. E questo qualcuno è Dante, il quale guarda da un'altra parte, perché ha delle categorie per discernere, per sentire la puzza che c'è dentro questo. Allora, oggi, persone che come Dante abbiano le categorie per discernere sono poche. Negli intellettuali ci sono quelli che sanno discernere benissimo. Nel popolo sono pochissimi, perché il popolo oggi è sottomesso a un continuo bombardamento mediatico anticristico, è tutto anticristo. Le istituzioni sono anticristiche, le università, le scuole, la medicina, la sanità, tutto è contrario. L'agricoltura, poi ovviamente le guerre, queste cose qui ci sono ancora oggi, tutto è anticristico. Però il modo con cui viene rappresentato dalla televisione sembra che sia, uno, l'unico mondo possibile, due, il migliore. Cioè, è come dire, noi abbiamo creato il mondo migliore possibile, c'è ancora a migliorarlo un po'. Per esempio, nel discorso sull'intelligenza artificiale, i più grandi investitori, come Elon Musk, su questo, ci dicono loro stessi che ci può essere un pericolo dell'intelligenza artificiale. Ce lo dicono come per dire, ma noi ci curiamo di voi, noi vogliamo un mondo migliore e l'intelligenza artificiale lo può creare. Però questo mondo, l'intelligenza artificiale potrebbe sottomettere gli uomini, quindi noi dobbiamo trovare delle strade. Sembra che si mettano al nostro servizio. Ma se noi andiamo a vedere in che modo vogliono creare un mondo migliore, da quando ci sono loro, nella governance mondiale, in modo sempre più massiccio, il mondo non fa che peggiorare. Loro ce lo fanno vedere un mondo bellissimo, ma è un mondo spaventoso, ecco, che sta peggiorando e sta andando verso la catastrofe. Allora qui la visione che ci sta portando Marco Guzzi con questa analisi così profetica di Luca Signorelli è di grande aiuto. Immaginiamo oggi un Luca Signorelli, cosa dipingerebbe? Va bene, proseguo. Guarda quanto è buono, guarda, è scalzo, è povero. Attenzione, è povero. Convince tutti, vedete? Convince i ricchi e convince anche i poveri. Non tutti del tutto, eh? Qualcuno non lo convince.
Bisognerebbe però guardare con molta attenzione, per esempio lì sulla destra dell'Anticristo, se guardate bene c'è Dante Alighieri, lo vedete? Che guarda altrove, quello non lo convince. Perché? Perché Dante Alighieri, diciamo, ha delle categorie culturali e spirituali per sentire la puzza, discernere, capite? E il discernimento è quello che ti fa capire chi parla e cosa dice. È molto interessante vedere il pubblico dell'Anticristo. Vedete? Ecco, pensate, quindi è il discernimento che ti fa vedere chi parla e che cosa dice. Il discernimento dovrebbe essere qualcosa di diffuso, discernere il vero dal falso è la base di una società sana ed è la base del pensiero critico. Già lo diceva il Buddha. Discernere il vero dal falso, scambiare il vero per il falso per vero, è la più grande catastrofe che ci può essere in una società. Però è quella su cui noi stiamo precipitando sempre più. C'è lì questo giovane, ricco, superbo, che guarda così con sfregio. Qui sulla sinistra c'è uno scambio di denaro. Cos'è? Un meretricio? Davanti all'Anticristo c'è oro. Sulla base dell'Anticristo c'è un uomo che cavalca un cavallo con arroganza e superbia. È lui. La sua superbia. Però attenzione, dietro lo vedete lì che guarisce un malato, fa un miracolo, è proprio Gesù, sembra, fa pure miracoli, fa miracoli. Ecco, come la medicina di oggi che fa miracoli, ecco, trapianti cardiaci, trapianti di reni, cose straordinarie dal punto di vista tecnologico. Peccato che questa medicina non si occupi della prevenzione, quindi è una medicina che è successiva a quando arrivano le malattie, ma questo è necessario perché le case farmaceutiche possano guadagnare più soldi. La medicina è soggetta all'intento delle case farmaceutiche di guadagnare sempre di più in tutti i settori, quindi non è interessante per le case farmaceutiche la prevenzione, anzi è dannosa. E per questo cercano di evitarla e di perseguitare coloro che invece da veri medici cercano di fare prevenzione, cioè prevenire le malattie, cioè far vivere le persone sane. In quel caso lì bisognerebbe cambiare tutto quello che c'è oggi, bisognerebbe mangiare in altro modo, l'agricoltura dovrebbe essere un'altra cosa e così via. Ma quello non è interessante ai fini del profitto e quindi non lo si fa. Vediamo. E intorno tutti i devoti che dicono guarda, guarda quanto è buono, però sulla destra, come vedete, nel frattempo vengono uccisi gli ultimi profeti. Ecco, vengono uccisi gli ultimi profeti. Oggi chi parla in modo onesto, diretto, perché ha ancora amore per l'umanità, per i popoli, per la Costituzione, vengono uccisi, anche se non uccisi, non gli si toglie la vita, però li si ridicolizza, li si mette in disparte, praticamente li si zittisce. Ecco. Ma questo è accaduto nel campo della medicina, anzi continua ad accadere ancora oggi. Cioè i più grandi cialtroni, a quelli gli si dà parola, visibilità, mentre a quei scienziati, a quei medici che erano veramente medici, li si perseguita, non li si lascia lavorare. Coloro che hanno curato da veri pazienti vengono messi da parte, derisi e spesso anche estromessi dall'ordine dei medici. Allora, Marco Guzzi, nello stile suo, che è uno stile di pensiero grande, di pensiero dialettico, di vero pensiero, che non è una cosa facile, prende spunto dalla cappella di Luca Signorelli ad Orvieto per parlarci dei problemi di oggi, in modo nuovo, in modo originale, come forse il più grande filosofo, il più grande poeta che noi abbiamo. Quindi osserviamo questi video e cerchiamo di diffonderli, magari se riusciamo a farli vedere a 10-20 persone è meglio che a solo a 5.
se poi riusciamo a farli vedere a 100, a 200, ancora meglio, perché senza questa profonda rivoluzione culturale, cultura è ciò che ci rende vivi, coltivare la mente, cultura, coltivare i campi, coltivare la mente, senza questo non c'è possibilità di salvezza. Chi cerca la salvezza nella politica, che però si radica una cultura come questa, è destinato a fallire, non c'è niente da fare. Quindi noi abbiamo bisogno di compiere una vera e propria rivoluzione culturale che consenta alla cultura di entrare nelle case. Di nuovo, la vera cultura, come anche dice il giudice della Corte Costituzionale, cioè il presidente Zagrebeschi, l'Italia è fondata sulla cultura. L'Italia contiene metà delle opere artistiche di tutto il mondo, ma l'Italia è anche la patria di grandissimi filosofi, di artisti, poeti come Dante Alighieri, come Leopardi. Siamo un paese ricco di cultura, però siamo stati amministrati da persone che hanno tradito la Costituzione italiana, che all'articolo 9 protegge la cultura e promuove la cultura, traditori dello spirito costituzionale, i quali ovviamente si sono messi a servizio di che cosa? Adesso ce lo possiamo dire tranquilli, dell'anticristo. È facile. Tanti auguri.